ricordo che tutti voi di Genova conoscete benissimo perché è uno studioso di fama internazionale. Comunque qualcosa voglio dire, è professore associato di letteratura italiana contemporanea in questa nostra bella università, dirige la scuola di lingua e cultura italiana per stranieri, è uno studioso di ampio respiro perché si è dedicato ai problemi della letteratura italiana di 800 e 900, ha le sue pubblicazioni sono tantissime, ne cito solo alcune, Fenoto, partigiano e scrittore nel 1976, di nuova introduzione a Fenonio, la terza, 1989, e poi Vittorini, e poi Neorealismo, e poi moltissimi altri saggi, sul mondo dei Amicis, su Francesco De Santis, e appena uscito il saggio Antologia su con Maria Teresa Caprile, gli scrittori italiani La Grande Guerra. E poi un'edizione bellissima, fantastica, intima, proprio delle lettere del fronte a Mario Puccini di Giuseppe Ungaretti, 2015. E che altro devo dire? Sono onorata, contentissima di avere qui il professor Di Nicola e poi approfitto dell'occasione per annunciare due cose. Intanto credo proprio che la sede di questa biblioteca verrà inaugurata negli ultimi giorni di aprile, perché siamo a buon punto con trasferimento delle raccolte, con l'allestimento della sala Sanguinetti, con l'allestimento delle sale di lettura che si svilupperanno su tre piani. Quindi seguiteci sul nostro sito per avere notizia di quando questa biblioteca diventerà probabilmente una biblioteca, ci cioè avrà le raccolte, i bibliotecari e il pubblico. E poi col professor Di Nicola, posso professore? Sapete che è il 750° dalla nascita di Dante Alighieri e quindi il professor De Nicola e Dante Alighieri, la sezione di Genova e la biblioteca universitaria di Genova hanno studiato un'iniziativa che si svolgerà il 18 e il 19 maggio. Il titolo è Maratona Infernale, prendendo questo titolo da un bellissimo film documentario realizzato appunto dalla società di Dante Alighieri. E nella mattina parlerà il professor De Nicola e studiosi come Massimo Pacigalupo, per esempio, e poi Paolo Trovato, e altri interventi si svolgeranno su vari aspetti della commedia nel mondo, quindi in Arabia, per esempio, e forse in Polonia. No? Nel pomeriggio ci saranno in questa stessa sala le proiezioni dei video della Maratona Infernale e dopo ci sarà uno spettacolo con la partecipazione di una trentina di poeti, per lo più genovesi, che leggeranno in un coro diretto dal maestro Patrizio Battaglia le varianti dei versi di Dante dell'Inferno del Purgatorio del Paradiso su selezione effettuata appunto dal grande filologo Paolo Trovato, che da anni dirige un gruppo di ricerca per studiare tutte le varianti dei 650 manoscritti che costituiscono la tradizione della commedia. Dico bene, professore? E quindi ci sarà questo coro che festeggia Dante e l'idea l'abbiamo studiata, l'abbiamo pensata proprio per rompere gli ambiti, cioè avvicinare la filologia alla poesia. Chi meglio può festeggiare Dante dei poeti, no? Filologia e poesia a un pubblico più vasto possibile. Quindi sono grata di questo sostegno, collaborazione piena, entusiasmo, migliore di parola che sono apprezzato e fatto sua la nostra iniziativa, diventata un'iniziativa comune. Il 19 continuerà la manifestazione con una lettura che si svolgerà in qualche luogo illustre di Genova. Il titolo è Infino Scimmelle delle Stelle, per cui alcuni lettori leggeranno dei canti della commedia e si chiuderà la manifestazione appunto sotto le stelle qui nel terrazzo del Columbia. Io penso che sia una cosa, possa essere una cosa coinvolgente, quindi vi invito
mesi in ritardo, anzi mi scuso perché vi ho fatto aspettare, ma dovevamo appunto un po' concertare su queste attività. E entro subito nel merito della conversazione, che come vedete, al di là del tema generale di scrittore della resistenza, ha un punto di partenza e un punto di arrivo. E il punto di partenza sono le pagine dei giornali. Allora, perché questo punto di partenza? Perché credo che uno dei fenomeni più sostanziali del ritorno alla vita democratica dopo il 25 aprile, credo che sia stata proprio la ricomparsa dei giornali liberi nelle edicole. E tutti sappiamo che dal 25 erano state emanate delle leggi sulla stampa che avevano in pratica escluso che la comunicazione potesse essere libera. La vicenda dell'assassinio di Matteotti, sul quale la stampa indipendente aveva espresso anche valutazioni pesanti nei confronti del regime, aveva sollecitato proprio una sorta di regolamentazione della stampa, quindi l'emanazione di alcune leggi che in pratica impedivano di dare le notizie senza che queste prima fossero valutate e approvate dal Ministero degli Interni. Di qui naturalmente la nascita delle cosiddette veline, forse le ragazzotte che sgambettano tutte le sere a Striscia la Notizia non lo sanno, che il loro soprannome risale addirittura al 1 gennaio 1926, però questo significava avere amalgamato tutta la informazione italiana e uniformata al punto tale da essere uno strumento di propaganda, tant'è vero che quando ancora non esisteva il famigerato Mincul Pop, il Ministero della Cultura Popolare, esisteva il sottosegretariato della stampa e della propaganda, come se stampa e propaganda fossero due sinonimi. Ebbene, dunque, i giornali liberi spariscono e ritornano il 25 aprile del 45 e ritornano numerosi. Solo a Genova, nell'immediato dopoguerra, ne vengono stampati 8. Non pensate, a Roma erano 22 quotidiani. Cosa viene stampato? Vengono stampati i giornali dei partiti del CLN, quindi l'Unità del Partito Comunista, il Corriere, che era il nome del giornale della Democrazia Cristiana, il Secolo Liberale, ovviamente del Partito Liberale, l'Italia Libera del Partito d'Azione e il Tribuno del Popolo del Partito Repubblicano. In più venne pubblicato qualche giorno più tardi Il Lavoro Nuovo, quindi il vecchio giornale socialista che poi era, dopo l'8 settembre, era nuovamente stato asservito al regime, e qualche giorno dopo arriverà in edicola anche Il Nuovo Cittadino, cioè il giornale della Curia, e fanno 7. L'ottavo era Il Corriere Alleato, che uscirà il 28 aprile. Il Corriere Alleato era una diretta emanazione dell'ufficio propaganda delle truppe alleate. Ogni volta che si liberava una città, un luogo, un certo rilievo, veniva fondato qui un quotidiano, lo stesso era accaduto a Firenze e lo stesso accadrà anche a Trovi, cioè era un organo di propaganda che dava le informazioni secondo l'ottica degli alleati. Questo Corriere Alleato in realtà uscì il 28 aprile, ma dopo qualche giorno cambiò titolo e divenne Corriere Ligure. Perché? Perché in realtà si era creata una situazione abbastanza di disagio, perché di solito gli alleati erano i primi a fondare un nuovo giornale del luogo liberato, e invece in questo caso erano stati preceduti, come vi ho detto, da ben 5 altri testati. E dunque questa situazione dopo un po' creò un malcontento tale per cui la testata venne ceduta a una società ligure e nacque questo giornale, appunto il Corriere Ligure, che partiva con delle buone premesse perché c'erano alcuni giovani promettenti. Uno di questi giovani promettenti si chiamava Piero Mignanego, che poi sarebbe diventato Piero Ottone. Quindi Ottone ha debuttato, forse lo sanno, nell'immediato dopoguerra sul Corriere Ligure. Il Corriere Ligure, che dopo qualche altro tempo
proliferazione di stampa quotidiana. Ecco, intanto io vi parlo di giornali, ma in realtà è un'espressione un po' esagerata, perché si trattava in realtà di un foglio, quindi una pagina 1 e una pagina 2. Pagina 1 che cosa c'era? Notizie di politica nazionale e internazionale, non era ancora finita, in Giappone non si sapevano molte cose della Germania, quindi notizie di cronaca internazionale, di cronaca nazionale, e cosa sarebbe successo in Italia. Pagina 2 invece era la cronaca locale, che è interessantissimo vedere che si dà notizia che si riapre il tal cinema, che rientrano in servizio le corriere che vanno da Genova alle Riviere, insomma è la rinascita. Bene, due pagine così ci lasciano un po' indifferenti per quello che è il nostro argomento, ma la domenica questi giornali cominciano ad avere quattro pagine e soprattutto i giornali più strutturati, e quindi l'Unità e il Corriere del Popolo, e nella terza pagina cominciano ad apparire informazioni, testi, articoli di cultura. Però devo dire anche un'altra cosa: nella prima pagina dell'Unità del 25 aprile, nella prima pagina compare una poesia che vi risparmio perché è molto retorica, si intitolava Insorgente, poesia anonima, e certo, se noi guardiamo i giornali di oggi penseremo che mai in prima pagina possa figurare una poesia. C'era un precedente, anche qui riferito alla nostra città, perché il 4 novembre del 1915, siamo in clima di celebrazione della Grande Guerra, sulla prima pagina del Lavoro esce proprio una poesia di Alessandro Sacchieri, una poesia dedicata a Cesare Battisti. Quindi questo fa pensare che allora la poesia avesse una certa presa, e la prova è data dal fatto che anche in altri numeri, soprattutto dell'Unità, ma poi anche del Corriere del Popolo, saranno pubblicate delle poesie in prima pagina, poesie legate evidentemente agli eventi appena accaduti. C'è da dire che anche la stampa quotidiana clandestina aveva spesso pubblicato delle poesie, ce n'era una molto famosa di Alfonso Gatto sui martiri di Piazzale Loreto a Milano, prima che Piazzale Loreto fosse quello che è diventato dopo. Ebbene, quindi c'era già una certa celebrazione di poesia, ma onestamente si trattava di poesia molto retorica, molto celebrativa, ma non poteva che essere così. Bene, però a noi interessa un altro discorso, interessa il discorso che riguarda proprio le terze pagine, perché nasce proprio grazie alle terze pagine che da maggio a giugno, poi a luglio si cominciano a pubblicare sempre più spesso, nasce un genere letterario, cioè nasce il racconto partigiano. Sono racconti di 3.000 parole, quindi una colonna di sinistra, nei quali racconti vengono raccontate, vengono narrate vicende collegate alla guerra appena conclusa. Ci sono degli stereotipi, l'imboscata, il tradimento, la rappresaglia, e naturalmente c'è un fine in qualche modo pedagogico, perché i partigiani sono sempre la parte più debole e quindi sono destinati a essere soverchiati militarmente dalle forze preponderanti tedesche e naziste, ma sono tuttavia l'esempio morale. Ecco, questi racconti hanno molto spesso un protagonista positivo che è il capobanda, e dunque hanno tutta una serie di cliché che si ripetono molto spesso. Questi racconti sono molto graditi, molto apprezzati. Perché? Perché sono scritti spesso in modo molto diretto, cioè non sono dei testi letterari strutturati come può essere un romanzo, ma sono, si direbbe, delle narrazioni di pagine di cronaca, di pagine di cronaca evidentemente legati alla lotta partigiana. Dunque il racconto è il primo tipo di narrazione delle vicende esistenziali, proprio per la sua agilità, per la sua
è stata la storia, ce lo dimostra quello che è accaduto al primo romanzo partigiano, al tema partigiano, scritto da quello che era allora il protagonista delle vicende letterarie, ma possiamo anche dire intellettuali italiane, cioè da Elio Vittorini. Vittorini aveva scritto un romanzo sulla Resistenza a Milano. L'aveva scritto un po' avventurosamente perché era nascosto nelle valli lombarde, era stato arrestato, poi liberato, aveva dovuto nascondersi, e si racconta che scrivesse questo romanzo su delle striscette di carta che ogni sera avvolgeva e nascondeva in barattolini di medicine, perché insomma, sarebbe stato rischioso farli trovare. Questo racconto, questo romanzo ebbe il titolo di Uomini e No, uscì all'inizio del giugno del 1945. E non fu un successo. Perché si parlava di questa resistenza combattuta dai GAP di Milano, ma si parlava anche di una storia d'amore. La storia d'amore tra appunto il protagonista N2, nel nome sigla N sta per Naviglio, e Berta, che era una donna sposata, che però non si decide a lasciare il marito per vivere con N2. Dunque c'è un intreccio di vicende private e pubbliche. C'è una struttura che indubbiamente è un po' complessa, perché Vittorini scrive alcuni capitoli in caratteri normali, tondi, e altri in carattere corsivo. In carattere tondo scrive i fatti, in carattere corsivo scrive le riflessioni sui fatti. Quindi è una struttura, se qualcuno di voi ha presente il 49° parallelo di Dos Passos, è una struttura un po' di fuori di quelli che erano i canoni della narrativa italiana, e quindi è un libro che, se lo aprite, mi sa, è un libro costruito a tavolino. Vittorini era uno scrittore che sapeva certamente maneggiare la penna, però è un libro che non ha la freschezza e l'immediatezza di un racconto, ma quindi è un libro che risente di una sua struttura. Bene, questo libro venne accolto, e come venne accolto? Allora, vediamo un poco cosa scrive sulla Unità di Genova Aldo Tortorella. Tortorella, che poi sarà funzionario del PC, sapete, negli anni successivi, era il redattore capo della redazione di Genova, dell'Unità. L'Unità allora aveva quattro redazioni: Genova, Torino, Milano e Roma, e ciascuna di queste redazioni aveva una pagina letteraria molto importante. Scrivevano da Pratolini, Moravia, altri scrittori di grandissima importanza, di grandissima autorità. Bene, Aldo Tortorella scrive: in Vittorini è la nostra storia. Qui vediamo tutta la storia di Vittorini, che è la storia di una generazione di uomini. Vittorini è venuto fuori da una ricca esperienza letteraria, di studio, di critica, di creazione, il suo nome legato a tutto il movimento d'avanguardia artistico italiano. E lei dice: un elogio, ma Vittorini è il nostro scrittore. Questa recensione è del 29 luglio del 45, l'Unità di Genova. Ora, che cosa succede? Succede che però le cose non sono univoche, perché a un certo punto il romanzo di Vittorini viene anche recensito sull'Unità di Roma e abbiamo una autentica stroccatura. Vediamo che cosa scrive Aldo Onofri su questo libro. E dice in sostanza che Vittorini è un intellettuale e quindi il suo racconto della resistenza è falso. Perché? Perché è troppo artificioso, perché porta dentro tutti i privilegi degli intellettuali che non hanno fatto in prima persona la resistenza. Ecco, la stessa testata, due letture opposte. Tanto la recensione di Onofri è palesemente rancorosa che interviene Togliatti. Togliatti scrive a Vittorino una lettera di scuse, perché dice: è stata vergognosa questa recensione. Perché vi ho raccontato?
farmi capire che c'era nei confronti del romanzo una sorta di avversione, perché sapeva di posticcio, sapeva un po' di quella finzione che nel cinema era stata propria dei famosi film dei telefoni bianchi, cioè dei film girati a Cinecittà, che peraltro è un'ideazione mussoliniana, mentre anche il cinema aveva rifiutato la finzione. Se noi osserviamo Roma città aperta, vediamo che siamo nelle strade di Roma ancora in combra di macerie, e vediamo che il famoso episodio nel quale viene catturato il marito di Anna Magnani è un episodio che non viene girato più volte, è buona la prima, come si dice. E a un certo punto cosa succede? Anna Magnani, nell'inseguire il camion che porta via il marito, inciampa e cade, ed è un magnifico effetto, però è stato casuale, perché realmente Anna Magnani è inciampata. Quindi Rossellini non aveva creato questa scena, ma si è creata da sola, perché era tale la passione della Magnani in questa scena che la porta a non vedere quello che è per terra, e però è un risultato di straordinaria efficacia. E si vorrebbe che anche in letteratura il cineasta agisse in questo modo, cioè fosse un rappresentante del vero. È chiaro che nel cinema questo è più facile perché ci sono le immagini che possono essere in qualche modo utilizzate in maniera da sembrare più o meno vero di quello che poi non lo siano. Vi ho parlato del cinema, e quindi il discorso a questo punto finisce inevitabilmente su una parola, su un ismo. Io detesto le etichette, ma non si può non parlare un po' di neorealismo, perché in effetti la nostra letteratura resistenziale passa attraverso il neorealismo. E il neorealismo che cos'è? È un movimento organizzato, un movimento che risponde a degli ideali precisi? No, è un movimento spontaneo, è un movimento che nasce dalla volontà di alcuni intellettuali di avere un tipo di arte che non sia più un'arte consolatoria, un'arte lontana dalla realtà, ma un'arte che possa incidere sulla società. È il concetto di impegno, di quel concetto che viene dalla Francia, no? E che tuttavia viene fatto proprio dai neorealisti. Il cinema, che ho citato prima, a Roma città aperta, perché è esemplare, ma possiamo anche citare l'arte di biciclette, dove De Sica sceglie attori non professionisti, sceglie Alberto Maggiorani, che allora era uno sconosciuto, e invece Rossellini aveva scelto due, Anna Magnani, ma soprattutto Aldo Fabrizi, che erano due attori di grande popolarità. E dunque però c'è questo senso. Ma chi è il grande teorico del neorealismo? Vittorini. Vittorini che settembre del 45 fonda un settimanale che si intitola Il Politecnico, e che vi ho portato quello che mi rimane, perché questo è proprio il primo numero del Politecnico, e siccome l'ho mostrato molte volte vedete che è ridotto un po' male, eh? Però c'è un editoriale che ci interessa molto, Una nuova cultura, e in questo editoriale, appunto firmato da Vittorini, leggiamo a un certo punto che la nuova cultura, che viene modo attesa, è una cultura che appunto non dia più la consolazione al lettore, al fruitore del film, ma che dia la possibilità di incidere sulla realtà. Non so se trovo le parole esatte, ve le leggo. Ecco. Potremo mai avere una cultura che sappia proteggere l'uomo dalle sofferenze invece di limitarsi a consolarlo? Una cultura che ne impedisca, che le scongiuri, che aiuti a eliminare lo sfruttamento e la schiavitù e a vincere il bisogno. Questa è la cultura in cui occorre che si trasformi tutta la vecchia cultura. La vecchia cultura che in qualche modo aveva poi agevolato il fascismo e la guerra. Ecco, questo è il Politecnico. Che cosa vediamo proprio da questi brandelli? Intanto l'uso del colore.
1945, ma potrebbe forse anche essere una data vicina a noi, disoccupazione, caro vita. E poi ancora l'Italia e la Fiat, e poi ancora i problemi del Mezzogiorno d'Italia, e poi ancora troviamo la prima puntata di un romanzo che si intitola Per chi suonano le campane. Hemingway, finalmente libero di accedere anche all'Italia. Il fascismo aveva considerato Hemingway un autore proibito, perché in Dio alle armi il protagonista non è il soldato battagliero che il fascismo avrebbe voluto, e quindi Dio alle armi non è stato tradotto, Hemingway è stato bocciato. Ecco dunque il Politecnico, ecco questo giornale che è, vedete, una pagina un po' più presentabile, Viaggio tra gli esiliati di Roma, il viaggio delle borgate, è un tema che poi affronterà 10 anni dopo Pasolini, cinema e letteratura. Ecco, gli scrittori devono entrare a far parte della società e a maggior ragione entrano a far parte affrontando i temi e i temi della guerra appena conclusa. Vittorini, in un altro articolo, invita giovani che hanno partecipato alla guerra a mandargli dei racconti. E questo accade. Accade per molti giovani che poi si perderanno per strada. Per alcuni giovani che invece saranno nella storia della nostra letteratura. Vi faccio 3 nomi: Italo Calvino, Marcello Venturi e Giorgio Caproni. In realtà Italo Calvino non era uno scrittore esordiente. Vittorino, un po' per vanto, dice: Calvino è uno scrittore che ci ha letto, ci ha mandato dei racconti partigiani. Non è vero. Calvino già negli anni 30 scriveva sul giornale di Genova, edizione di Imperia, scriveva recensioni teatrali, cinematografiche, e aveva poi pubblicato una serie di racconti surreali, cioè dove parlavano gli oggetti, un tipo di narrativa che forse con difficoltà colleghiamo a Calvino. Sono stati poi raccolti questi racconti in un volume intitolato Prima che tu dica pronto. Quindi Calvino aveva già presentato ai Naudi un suo manoscritto che non era stato accettato, e però risponde all'invito di Vittorini e manda dei racconti. Manda un racconto che si intitola Andato al corpo.